omaggio al re Carlo di Borbone nel trecentenario della nascita, la 22esima edizione del Maggio dei Monumenti, un programma di eventi vastissimo dedicato al Settecento musicale, artistico e culturale, messo a punto dal Comune insieme a numerose realtà culturali cittadine. Si parte domenica 1 maggio e avanti fino al 2 giugno con spettacoli, mostre e centinaia di visite guidate a tema. Per tutto il periodo saranno ampliati i servizi di accoglienza qualificata ai turisti, con postazioni informative dislocate nei punti strategici della città. È l'occasione per sentire in questo maggio, che davvero credo sarà ricchissimo di avvenimenti culturali ed artistici come non mai, sentire e respirare nell'aria Napoli capitale. L'avvio simbolico della manifestazione avrà luogo il 1 maggio nell'atrio di Palazzo San Giacomo, che ospiterà il coro delle voci bianche del Teatro San Carlo. Numerosi i siti monumentali e le chiese che garantiranno l'apertura di domenica mattina, e si rinnova anche quest'anno la collaborazione con la Fondazione Napoli 99 ed il progetto La Scuola Adotta un Monumento. Questo maggio è dei giovani, delle scuole. Il maggio è delle scuole che adottano un monumento, ma poi delle grandi istituzioni culturali e musicali della città che vi contribuiranno veramente con una grandissima partecipazione artistica, dal Conservatorio al San Carlo, al Polo Museale, alla Biblioteca Nazionale, all'Accademia di Belle Arti, a cui dobbiamo come sempre tutta la parte grafico-illustrativa, al Museo di Capodimonte, che ci ha preparato un bellissimo volume appunto per illustrare il lavoro di Carlo dal punto di vista monumentale, artistico, urbanistico. Quindi sarà una grande occasione e risuonerà a Napoli di tanta musica della grande scuola musicale napoletana, perché in questa occasione metteremo anche sotto una lente di ingrandimento anche Paesiello in occasione del 200° della scomparsa. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune.